del razionamento. Quando uno è il giocatore del Real Madrid, è il giocatore. Allora, incertezza di misura come attributo necessario alla espressione numerica del processo che dà luogo alla misura. In particolare abbiamo visto che uno strumento di misura è una particolarizzazione di un processo fisico nel quale è possibile evidenziare sempre tre stati: un primo stadio costituito dal sensore, dall'elemento che scambia energia o massa, ma fondamentalmente energia con l'ambiente di misura, e che trasforma a questo punto questo scambio in un segnale di misura. Il ragionamento l'abbiamo portato verso il termometro a riempimento di liquido o termometro a fluido. In particolare questo termometro, con cui sicuramente avete avuto a che fare tutti quanti voi, nell'analisi secondo uno schema che vi ho evidenziato, è lo strumento che particolarizza la legge V è uguale a V con 0 per 1 più alfa T, che è la legge di dilatazione dei fluidi, ed in particolare questa legge, nota come legge di Gay-Lussac, nel caso specifico del termometro, dà luogo a un segnale che, per essere, virgolette, leggibile e traducibile in un numero, viene dalla realizzazione del termometro ottenuto in questo modo. Io ho un bulbo riempito di fluido, di solito i fluidi che si usano sono mercurio, alcol oppure acqua, qualche volta colorata per far sì che sia più facilmente leggibile il segnale di misura. Allora, questo bulbo, che è quello che scambia energia con l'ambiente, quindi c'è uno scambio di energia con l'ambiente di misura, che cosa succede? Secondo la legge V uguale a V con 0 più alfa T, se la temperatura aumenta, il volume aumenta, o il contrario, tendenzialmente questo è quasi sempre vero. O meglio, detto in termini matematici, alfa di solito è maggiore di 0. Giusto? Cioè, se io riscaldo un fluido, questo fluido, questo fluido aumenta il proprio volume, se lo raffreddo diminuisce il proprio volume. Allora, nella realtà le misure di volume sono delle misure complesse. Se io volessi applicare questa formula, potrei fare questa operazione, per esempio, mettendo il mio fluido in un palloncino, in una membrana che ne delimita solamente il volume, e poi vedere di quanto questo palloncino, virgolette, si dilata. Ma questa è una cosa complicatissima, perché le misure di volume, a meno che
non conosciamo perfettamente le formule che legano il volume alla forma geometrica, e a meno che non garantiamo che tutto questo avviene in maniera isotropa, cioè ugualmente in tutte le direzioni dello spazio, la misura di volume è una misura complicata. Qual è l'idea che poi ha sbaragliato il campo da parte di un certo Fahrenheit, ve l'ho detto? È trasformare questa dilatazione del fluido, perché questi sono fluidi, da una variazione di volume in una variazione di lunghezza, collegando, o meglio costringendo, il fluido che sta nel vostro bulbo a dilatarsi in un capillare. Tenete conto che la tecnologia metteva a disposizione già nel 1680, che è il periodo in cui più o meno Fahrenheit, prego, che cosa che non avete capito? Capillare significa praticamente, ripeto, la tecnologia già nel 1680, la tecnologia del vetro, che era già fortemente sviluppata, metteva a disposizione di Fahrenheit dei cilindri cavi molto 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 sottili, e cioè fare in modo che questo si trasformasse in una dilatazione, e cioè che questo si trasformasse in un L, più L0 per 1 più alfa T. Cioè tutta la variazione, che è una variazione di volume, a causa del fatto che il mio fluido è costretto nel bulbo sensore poi a dilatarsi nel capillare, è come se io avessi trasformato questo in questo, giusto? E le variazioni di lunghezza sono poi leggibili, perché il terzo stadio del nostro strumento è sempre un qualche cosa che rende leggibile o dall'occhio umano o dal calcolatore il segnale di misura. Se ci fate un momento attenzione rispetto a quando avete letto un classico termometro di questi che si utilizzavano, adesso sono vietati, per l'uso della misura della febbre, sicuramente avrete notato che ci sta questo capillare. Oltretutto questo capillare è talmente piccolo che il termometro è costruito in modo tale da essere il vetro stesso del capillare una lente di ingrandimento, e poi a quel punto si va a leggere, in pratica vedendo dove il mercurio capita su una riga, che di solito è una riga con riportati valori di questa scala dell'ordine di un millimetro, e poi ogni ciclo c'è una tacca, giusto? Si fa coincidere poi questo millimetro con un decimo di grado, giusto? Quindi lo strumento termometro a dilatazione ha, come io avevo detto, uno stadio che è il sensore, quello che genera il segnale, uno stadio che è il capillare, quello che lo amplifica, lo trasmette, e poi
il fatto che dietro al capillare ci sia questa riga permette all'utilizzatore di tradurre la dilatazione in un valore di scala che poi è collegato alla temperatura. Giusto? Allora, cominciamo a ragionare a questo punto su una serie di considerazioni che sono connesse poi al fatto che io devo trasformare questo numero in questa espressione. Bene, quando io vado a costruire il termometro, quindi sono un costruttore di termometro, ho una serie di scelte perché sono un costruttore, cioè sono uno che dal modello va alla realizzazione del modello. Il modello è un bulbo riempito di un fluido. Posso scegliere uno dei tre fluidi, giusto? Ma quello che vi deve colpire non è tanto la scelta di uno dei tre, perché altri fluidi non sono stati utilizzati fondamentalmente perché non rispondevano alle esigenze che poi erano connesse alla misura, ma nel momento in cui io vado a realizzare la scelta viene condizionata da che cosa? Da una frase che sembra una banalità, che è quella che se voi andate a leggere questa famosa legge di Cayuzac, nelle dichiarazioni di chi formula questa legge c'è scritto: per una sostanza pura. Una frase che sembra, perché ha scritto solo pura? È una sostanza fluida, pura. Perché? Se voi andate a comprare, per esempio, del mercurio, e andate su un catalogo di venditori di sostanze chimiche, trovate tre scelte. E cioè trovate che quello che vi vuole vendere il mercurio ve lo vende a differente prezzo, garantito al 95, al 99, al 99,9, e la purezza del mercurio condiziona ovviamente il prezzo. Perché? Perché la parola sostanza pura è una dichiarazione che, come al solito, è una dichiarazione teorica, perché in particolare il mercurio è una sostanza difficilmente garantibile se non con particolari accorgimenti, che non si mischia con tutti. Detto in termini proprio volgari, quando si rompe il termometro e cade a terra, dopo un poco voi non riuscite nemmeno più a vedere le piccole gocce di mercurio. Perché? Perché il mercurio si va a mischiare con la polvere che sta a terra, e a quel punto prende il colore della polvere e non è più possibile distinguere. Allora, quando io qua c'ho 95, 99 e 99,5 e opero la mia scelta, nell'operare la mia scelta mi sono, virgolette, portato indietro nella realizzazione del termometro un'incertezza. Perché? Perché se io compro il mercurio a 95, l'altro 5, la garanzia è che 95 è mercurio.
l'altro 5, non si sa che cosa. E così il 99, e così il 99,5. E la legge di dilatazione con l'alfa dell'HC è la legge di dilatazione del 95, del 99 o del 99,5% di quello che sta dentro qui. Il rimanente, poiché non si sa che cos'è, dilata con alfa incognito, giusto? Quindi potrebbe darsi, per esempio, che una quota parte sia costituita da fluidi che invece di aumentare di volume, all'aumentare della temperatura diminuiscono. Però voi non avete nessuna garanzia su questo. Allora, è chiaro che se io lo riempo al 95, quando riempo i miei 1000 o 2000 termometri, che certamente non ne costruisco uno solo, ho fatto in modo tale che nello scegliere al 95 su 100 termometri alcuni segnano in un modo, altri segnano in un altro. È conseguenza di questa mia scelta. Quella è un'incertezza che fa parte del fatto che io sto usando un termometro che è un prodotto industriale, che non è sempre lo stesso, e che ovviamente quanto migliore è il valore di quello che io ho scelto, tanto peggio sarà nella realizzazione dei miei termometri, giusto? La stessa cosa vale non solo per il mercurio, ma per il fatto che se voi volete mettervi a costruire, che dovete fare? Dovete ordinare i punti, ordinare i capillari, saldarli, riempirli di mercurio e poi assemblarli nell'ambito dello strumento termometro, che è un altro involucro di vetro. Ebbene, nei capillari che si possono ordinare, se voi andate su un'offerta di una vetreria per laboratorio, ci sono le famose pipette o capillari di vetro che vengono venduti, e ci sono diversi gradi di virgolette cilindricità. Cioè chi vende il capillare da ingegnere vi dice: guarda, io questo qui ha queste dimensioni, per quelli che produco io. Più o meno un'incertezza di lavorazione che è connessa al fatto che io non è che faccio tutti i capillari uno per uno e cerco di garantire la cilindricità. Quindi in pratica ci sono situazioni, per esempio, di questo genere qui, specialmente se il capillare è stato realizzato lavorando in vetro, può capitare che lungo il cilindro ci siano delle zone panciute e delle zone più strette, perché è impossibile ottenere un cilindro perfetto. Allora, che cosa succede nel mio termometro quando io ci vado a mettere un capillare non molto garantito, una schifezza di capillare? Che il mio termometro avrà delle situazioni di questo genere qui, nelle zone con la pancia. Ovviamente la dilatazione sarà meno efficace e nelle zone più strette sarà più efficace, giusto? Questo che cosa fa parte? Dell'insieme di limitazioni tecnologiche di chi ha costruito i termometri. E chi ha costruito i termometri, che sarete voi, perché voi siete gli ingegneri bando di industria, poi dovrà scegliere il mercurio, il capillare, sulla base di un conteggio economico.
sulla base del fatto che quello gli dice: guarda, tu devi costruire il termometro, io lo posso vendere a 10 euro, quindi il mio termometro costa 5. E quindi voi nel fare le scelte ingegneristiche che vi portano al termometro, da ingegneri dovete per forza rispondere a chi vi dice come produrre il termometro e dice: vabbè, se andiamo a 5 io ho questi problemi, l'incertezza prestazionale sarà inferiore, giusto? Ho detto in termini proprio banali. Quando voi avete i differenti termometri, che spero dopo la mia lezione comincerete a guardare a casa se ci stanno, come ci stanno, o vi divertirete a ragionare. Bene, è chiaro che i termometrini che stanno vicino alle pareti per, virgolette, leggere la temperatura ambiente, non è che pongono questo problema, non sono niente, non sono degli strumenti che hanno un valore, cioè quella è una temperatura che vi dà un'informazione sulla quale nessuno chiede garanzie, in nessun modo. Il termometro clinico è ben diverso, perché su quel termometro clinico ci sono delle prestazioni imposte o regolate da protocolli o da leggi. Perché? Perché se vi vendono un termometro e voi misurate la febbre e vi impaurite, d'accordo? Ovviamente quello strumento, nel suo rendervi disponibile un dato, ha una responsabilità, giusto? Detto in termini più espliciti, i termometri clinici, per essere venduti, dovrebbero garantire l'incertezza di lettura, quella che è la sommatoria di tutti questi effetti, a un decimo di grado. Ok? Quindi, se io vado a comprare un termometro clinico, quindi per usi clinici, sicuramente in quelle carte che nessuno di noi legge, eccetera, eccetera, ci sta scritto che il costruttore lo vende garantendo una misura dove non c'è scritto proprio bene, c'è scritto che lui garantisce una lettura nell'ambito di tutti i suoi prodotti, quindi per tutti i termometri che quel costruttore ha messo sul mercato, l'incertezza a parità di tutte le condizioni è pari a un decimo di grado. Poi ovviamente c'è da discutere all'infinito, perché il risultato della vostra misura è affetto da incertezza da un lato, perché i termometri hanno tutte le limitazioni che abbiamo detto, dall'altro perché, poiché quello va a essere utilizzato e il protocollo con cui lo utilizzate ha una serie di buchi infiniti, fra cui dove lo andate a misurare, avrete poi una serie di considerazioni da fare connesse a come avete misurato e che temperatura a quel punto lui ha letto, e se quella temperatura è la febbre. Ok? Se andate su internet, visto che siete degli appassionati, e mettete termometri clinici, vi esce, l'anno scorso uscì un articolo che poi feci leggere agli allievi che vi hanno preceduto, di una povera persona che era morta, aveva oltre 90 anni, i parenti gli avevano misurato la febbre a casa con un termometro come questo, avevano visto che aveva 39,5, era stato portato in ospedale. In ospedale, nel fare
la scelta, gli avevano misurato la febbre con i termometri che vanno di moda ora, o se che sono molto usati, che sono i termometri che si infilano nell'orecchio, che non funzionano secondo questo, ma funzionano su tutto un altro principio. E funzionano su un principio di misura della temperatura radiativa del timpano, cioè si infilano nell'orecchio, il timpano è una membrana fortemente irronata, di conseguenza ha la stessa temperatura del sangue, di conseguenza vi dà un'indicazione di quello che si chiama febbre, e gli era stato infilato questo termometro e invece di risultare i 39,5 che avevano invitato i parenti a portare la persona in pronto soccorso, risultavano 37. Di conseguenza, da codice rosso era diventato codice bianco, era stato lasciato su una barella e la mattina dopo era morto. Qual è il problema? Il problema che ovviamente è complicatissimo da spiegare, ma che abbiamo studiato e che studiamo insieme. I termometri che si infilano nell'orecchio, che sono estremamente più precisi di questi, perché misurano secondo un modello completamente diverso, il modello radiativo, dov'è che possono fallire? Su due cose, me l'hanno ovviamente, alcune me l'hanno detto amici che sì. Uno, sono estremamente fallibili, specialmente sui bambini, perché non è detto che tutti gli orecchi sono geometricamente costruiti per far sì che infilando il termometro vede il timpano. Per cui se una persona nasce con una malformazione, o meglio una struttura dell'orecchio che non fa vedere il timpano, puoi infilare e poi non dire mai la febbre, perché quello va a guardare non il timpano ma un altro pezzo dell'orecchio che non è una membrana irrorata, e quindi questo è il modo, non funziona. L'altra ipotesi, quindi primo problema, dovremmo sapere se il nostro orecchio, per usare con tranquillità quegli strumenti, se il nostro orecchio è tale che infilando il termometro io vedo esattamente il timpano. L'altro dubbio è che siccome la persona aveva una certa età e poiché ha una certa età la circolazione periferica della zona cerebrale cambia completamente, per la malattia che aveva l'irrorazione periferica del timpano fosse scarsa, per cui la temperatura del timpano non era la temperatura che si chiama febbre, per una ragione molto semplice, che probabilmente, come capita nella maggior parte delle persone anziane, la circolazione periferica non va bene e di conseguenza il timpano di quella persona non era fortemente irrorato. Vedete come cambia completamente, può cambiare completamente. Su questo poi c'è stato un casino di quelli là che non immaginate, con responsabilità e con protocollo. La stessa cosa, ancora più peggiore, sono quei termometrini che si mettono qua ai bambini. Il fever test, un'altra strada. Ok, perché? Perché uno, mediamente, se il bambino ha la febbre, sta sudato e quindi voi andate a... Due, nell'ambito di tutte le possibili e probabili situazioni, ci sono persone che, se voi andate a fare il termogramma, c'è questa zona più fredda. Allora ci mettete il fever test e non c'è niente. Quello non è un sensore, ma è un indicatore. Non so se è chiaro, io ve lo ripeto all'infinito.
perché dobbiamo poi arrivare alla soluzione. Allora passiamo a un altro strumento per capire, dove sta? Ecco, molto diffuso, manometro di Burdon, quello che serve per misurare la pressione nelle vostre, nei vostri pneumatici, sta a disposizione in quasi tutte le pompe automobilistiche. Il termometro, il manometro di Burdon funziona in questo modo, funziona come la lingua di Menelik, cioè se io soffio il tubo ritorto, il tubo ritorto si svolge, potete farlo girare. Allora vediamo questo sensore, se è schematizzabile secondo quello che è il nostro criterio. Due, vediamo perché, come tutti gli strumenti, ha una serie di limitazioni tecnologiche connesse al fatto che io devo realizzare lo strumento, quindi lo devo ingegnerizzare, e poi una serie di limitazioni connesse a come si utilizza il termometro. Vi ho detto, e questo è proprio di questi giorni, quindi potete sicuramente twittare e vedere l'articolo di Quattro Ruote che dice che il 60% dei manometri che stanno a disposizione degli utenti nelle pompe di benzina è completamente installato. Quindi voi pensate di controllare la pressione delle vostre gomme e avete un valore che non ha nessun significato. Allora, come funziona questo strumento? Questo strumento funziona in questo modo. Io metto in collegamento, facciamo l'esempio del pneumatico perché è vicino a noi, poi si può fare per qualsiasi altra cosa, il mio tubo di Burdon con il mio pneumatico, all'interno del quale c'è aria in pressione, giusto? Allora, attenzione, la prima cosa da dire è che questo strumento è uno strumento che misura la sovrappressione rispetto alla pressione atmosferica, perché noi stiamo in un campo barico, giusto? Quindi c'è pressione atmosferica dovunque noi viviamo, o meglio all'intorno, nei primi 5 chilometri all'intorno del nostro pianeta, e lo strumento legge la sovrappressione rispetto al valore di pressione atmosferica. Ricordiamocelo questo, perché la pressione atmosferica purtroppo è variabile. Ok, quindi io leggo rispetto al valore della pressione atmosferica in quel momento. Per cui se io voglio poi utilizzare il dato per metterlo negli esercizi dell'ISO, che dice PV uguale RT, la P che vado a mettere deve essere la pressione che misuro più la pressione atmosferica. Quindi c'è un errore classico, che è quello di mettere il dato del manometro, invece bisogna metterci più 1,013 per 10 alla quinta, perché la pressione atmosferica mediamente vale questo. Ma anche se io faccio questo mi devo stare attento, perché se lo faccio a livello del mare è probabile che ingarro, ma se invece lo vado a fare a 1000 metri è sicuro che sto facendo una stupidaggine, perché è di meno. Le stesse considerazioni abbiamo fatto insieme sulle ruote, virgolette, che quando io salgo sopra dovrei sgonfiare. Allora, torniamo a noi. Io metto in collegamento, lo potete vedere, questo tubo ritorto, quando io lo metto in collegamento con un fluido di pressione, cosa fa? Siccome siamo ingegneri dobbiamo ragionare e applicare
le leggi della fisica, sempre. Allora, io chiedo scusa, non sono Giotto e sono un bacino corretto, cioè la sorina dei miei tempi mi legava la mano sinistra, se lo avessi fatto a destra sarebbe stato arrestato. Ok, allora si usava, non solo, ma quando poi andavamo a colazione, io tagliavo il pane con la mano del diavolo. Io ero un bambino di 6 anni che si sente colpito, così va, ok. La mia distanza è diventata bella. Allora, non lo so chi è Mancino, prima abbiamo fatto i Grassi, adesso i Mancini. Chi è Mancino? In America siamo la maggioranza, perché il nostro segnale positivo, se andate in America ci sono i negozi per Mancino. Ok, quindi è una cosa bella. E così. Quindi, ormai è certo che da 10 anni gli americani sono nella maggioranza Mancino. Allora, silenzio, questa è la mia pressione, io metto in collegamento, che cosa succede? Che si riempie questo tubicino di aria in pressione, mi devo ricordare che c'è un principio di Pascal che afferma che la pressione in un fluido fermo è uniforme in tutte le direzioni, giusto? Allora, se io prendo un qualsiasi elementino di questo tubo, a causa della pressione c'è una forza per unità di superficie esercitata dal fluido in tutte le direzioni uniformemente, giusto? Attenzione, poiché io lo riempo, tutto il tubo è pieno di fluido e la pressione è forza diviso superficie. Allora, attenzione, questo tubicino è ritorto apposta. Perché? Perché la superficie interna è minore della superficie esterna, per cui il prodotto P per agonì è M come forza, quindi F con I, è minore di F. E cioè quando voi lo mettete in collegamento, lui tende a spostare la lingua di Menelik. Soffia e si allunga, giusto? Solo perché la superficie esterna è più grande della superficie interna. La pressione è uniforme, il fluido sta fermo, il prodotto pressione per area mi dà luogo a una forza che non fa altro che spostare. Questo è il tubo di Burton. Ok? Allora, il sensore primo stadio è questo elemento elastico, deformabile, che a causa della pressione genera un segnale che è lo spostamento, e cioè il fatto che tende a spostarsi, giusto? Bene, questo quindi è
il sensore che scambia con il fluido energia, e cioè il fluido che lo deforma elasticamente, giusto? Poi che cosa ci sta? E lo vedete lì, proprio si vede, perciò ve lo porto, perché il secondo stadio è il leverismo e il ruotismo, che fanno sì che lo spostamento dell'estremo libero, che attenzione, non è che se ci provate a soffiare non si muove proprio, ok, che è molto piccolo, viene amplificato e trasmesso a chi? All'indice che ruota sul quadrante. Allora, primo stadio, tubo di Bunsen. Secondo stadio, i leverismi e i rotismi che amplificano e trasmettono. Terzo stadio, il sistema che legge, e cioè l'indice sul quadrante. Ok? Voi che cosa fate, ovviamente? Quindi sensore, trasmettitore, dispositivo di lettura, osservatore. Ovviamente questa è la situazione più semplice. Se invece di questo io voglio perfezionare, voglio rendere ovviamente la misura più accurata, posso fare tantissimi miglioramenti di quella tecnologia spicciola che sta dietro quel sensore, che credo costerà 5 o 10 euro. Ok? Adesso, nella realizzazione tecnologica del principio, che il principio di Pascal, ok, ci sono tutta una serie di scelte tecnologiche. La prima scelta è il tubo di Bourdon e l'elasticità di questo tubo. Quindi, a seconda delle prestazioni che voi volete garantire al vostro manometro, ci sono i manometri come quelli che servono fondamentalmente a controllare e quelli che invece sono dedicati alla misura, con tutta una serie di miglioramenti nel sensore, nei leverismi e poi piccolissimi contributi connessi a l'indice che ruota sul quadrante. Perché? Perché nell'indice che ruota sul quadrante il punto di vista siamo noi, perché il nostro potere separatore è un potere pari a un millimetro, a un decimo di millimetro. Se qualcuno di voi si guarda in giro o vuole andare a leggere i dépliant, in alcuni di questi strumenti di alta precisione, nel quadrante c'è uno specchietto lungo tutto il quadrante che serve a fare che cosa? A diminuire l'incertezza di lettura. A che serve lo specchio? Serve a fare in modo che voi, quando leggete lo strumento, potete avere un errore di parallasse. Allora, per evitare errori di parallasse, voi, quando siete perfettamente ortogonali al quadrante, nello specchio non riuscite a distinguere tra indice e immagine sullo specchio. Se vi spostate e quindi state nelle condizioni di non parallasse, ve ne accorgete subito, perché vedete due immagini. Allora, nei manometri di precisione c'è questo piccolo specchio che vi aiuta a evitare errori di parallasse. Chiaro che
Se invece noi dobbiamo ragionare su quelle che facciamo quotidianamente, che per esempio è il discorso delle nostre gomme, allora non è il parallasse che ci interessa. Primo problema, non dobbiamo misurare la pressione delle gomme quando i pneumatici sono caldi. Quindi si dovrebbe fare a prima mattina a freddo, giusto? Secondo problema, non ci facciamo fare fessi perché paghiamo il riempimento delle nostre gomme con azoto, e lo paghiamo perché ci sta qualcuno che vende il gonfiaggio delle gomme a 2 o 3 euro. Ma secondo voi, per persone normali come noi e non come Valentino Rossi, che ha dei sensori in certe parti per cui riesce a fare cose inenarrabili, voi cambiate il riempimento dei vostri pneumatici, ci mettete 3 euro dentro e vi accorgete del cambio di nudo di strada? Vi hanno fatto fesse per una ragione molto semplice, perché che differenza c'è se è riempito con aria ambiente e quindi una miscela di 78 e 21 di azoto e ossigeno e un altro solo di azoto? Avete cambiato il 21%, che invece di pesare 28 pesa 32, giusto? E poi? Cioè voi rispetto a un pneumatico riempito normalmente avete un pneumatico in cui è tutto azoto, che cui peso è 28. Cosa cambia? O siete in grado di? Assolutamente. Nessuno di noi, almeno secondo me, forse probabilmente i 10-15 che stanno nella Formula 1, si riescono a accorgere. Cioè se uno ci mette una mascherina e dice questa è una macchina con azoto o senza, non se ne accorge proprio, gli hanno fregato 3 euro o 4 euro, quello che è, perché non cambia niente. Ben diverso invece il concetto che vi dice quattro ruote. Voi controllate, quindi la mattina, licci al dovere, scendete, fate pochi metri, andate, e quello vi dà un numero che non significa assolutamente nulla, perché è starato, perché visto il sistema, se è caduto a terra e è saltato il dentino di collegamento, come fate ad accorgervene? Allora gonfiate le gomme di più o di meno, e non sapete se il di più è a vostro favore o il di meno è a vostro favore, perché dipende da come state utilizzando la macchina e che cosa volete fare. È chiaro? Allora attenzione su queste cose. Qui ci sta un pezzo che è quello che è la realizzazione dello strumento, che è connesso a tutta una serie di considerazioni che dobbiamo fare sempre insieme, perché dobbiamo conoscere lo strumento. E un altro pezzo è la conoscenza di come funziona lo strumento per evitare che io faccia cazzate incredibili. Chiaro? Allora, facciamo degli esempi per capirci. Così come abbiamo fatto la febbre, così come ragioniamo sulle gomme, ne possiamo fare infiniti di questi discorsi. Dobbiamo solo applicare il modello. Allora, gli allievi del professore Vigo fanno benzina la mattina presto. Perché? Perché la benzina si vende a volume, ma il rendimento e il consumo sono a massa. Allora, quando è che la benzina, virgolette, venduta a volume ha più contenuto in massa? Quando fa freddo. Ok? E siccome la legge impone, o meglio, permette la vendita a volume, se voi volete essere leggermente avvantaggiati,
dovete fare benzina la mattina. Poi queste certe volte sono impossibili, non ci sta niente da fare, ma questo in un'azione come questa. Perché se voi andate in America, tutte le pompe dell'America sono termocompensate, cioè hanno un sensore di temperatura che corregge il dato in volume in funzione della temperatura dell'erogato. Chiaro? Il sensore costa tra 3 e 4 euro, quindi non ci vorrebbe niente a garantire il consumatore sul fatto che io voglio pagare quanta energia mi metti e non il volume. Chiaro? Questi sono dei discorsi su quali, ovviamente, noi vi diamo la sensibilità per capire, ma da un lato per garantirvi, e dall'altro lato perché nell'applicazione di qualsiasi strumento ci sono due pezzi. Uno, la limitazione connessa al fatto che lo strumento realizza una legge fisica, e realizzare una legge fisica significa ingegnerizzare quella legge. Ok? Ingegnerizzare significa che io, nel trasformare la dilatazione di volume in dilatazione lineare, ok, quando scelgo il capillare ho fatto una scelta che è connessa al fatto che economicamente mi hanno imposto certe cose. Ok, allora attenzione a queste continue valutazioni dei dati di misura, perché i dati di misura, se non sono letti secondo quello schema, sono dei numeri all'otto. Chiaro questo discorso? Quindi la prima cosa che noi vogliamo trasmettere è: interpretiamo i dati di misura, corrediamoli di informazioni connesse al concetto di incertezza. Da un lato l'incertezza connessa alla realizzazione dello strumento, dall'altro connessa al fatto che io so come funziona e, virgolette, lo uso nel miglior modo possibile. È chiaro il discorso? Quindi sono due fatti. Da un lato c'è il fatto tecnologico, dall'altro c'è la conoscenza metrologica connessa al fatto che io sto usando una cosa, devo sapere, non deve essere il telecomando. È chiaro, io devo sapere come funziona, per poter poi dire va bene o non va bene. Chiaro? Allora, ci sono tantissime, perciò questa è una materia che in qualche maniera poi vi appassiona, perché poi lo vedrete continuamente, siete circondati di dati di misura che certe volte, poiché non ci avete fatto attenzione, poiché nessuno ve l'ha spiegato, vengono, virgolette, sparati e voi non avete la accortezza di interpretare. Allora, a questo punto vediamo di approfondire questa informazione, e cioè che cos'è l'incertezza, cercando di metterci d'accordo in particolare sulla interpretazione. Allora, l'incertezza è valore ritenuto vero meno valore misurato. Cioè, per fare un'analisi ovviamente del contributo in incertezza, in particolare quella connessa alla realizzazione dello strumento, io ho da applicare questa definizione. Definizione, vi ricordo, del ritenuto vero, o meglio del campione di misura,
che è connessa a che cosa? È connessa al principio di determinazione di Heisenberg. Heisenberg dice: se io effettuo una misura, poiché nell'effettuare la misura c'è uno scambio di energia, modifico comunque il mio ambiente di misura. Quindi non posso fare una misura perfetta, perché comunque vado a modificare. Per cui il ritenuto vero è l'escamotage per dire: guarda, è vero che per determinare il valore di un parametro sarebbe meglio non disturbare, ma siccome devo disturbare, lo vado a fare con la migliore tecnologia disponibile, in modo tale che introduco il ritenuto vero. Allora, nella definizione di incertezza, a questo punto io ho la possibilità di ragionare in questo modo: nel mio strumento ho un ingresso che è la grandezza di misura, e poi il mio strumento risponde con un segnale di misura che in sintesi è quello che abbiamo visto: sensore, amplificatore, valore di lettura. Bene, quando io a questo punto voglio andare a caratterizzare e quindi a legare l'ingresso e l'uscita del mio strumento, dove il mio strumento è una scatola nera nella quale io ho il sistema che mi dà quel numero che è il risultato della misura, se io entro nello strumento con un valore del misurando noto e costante, che cosa succede alla scatola nera in cui entra la grandezza di misura nota ed esce che cosa? Se noi adottiamo questa formula, la rappresentazione non è una rappresentazione binaria in cui io ho il valore di con zero e ho con zero. Perché io che abbiamo detto? Guarda che non è così, ma ad un valore costante di corrisponde una fascia di valuti di U con 0 più o meno giusto? O meno, quando io vado a leggere il mio manometro e il mio manometro ha l'indice sulla scala graduata, che capita a metà di una TAC? Oppure nel mio termometro il mio mercurio sta posizionato qua, qual è il numero che io devo poter mettere? Allora, il numero, supponiamo che stiamo, per esempio, che vi posso dire? 36,5, eccetera. Allora, attenzione, a causa di tutta una serie di contributi connessi alla realizzazione tecnologica
del mio termometro, uno, c'è il problema del menisco, e cioè che il mio mercurio non bagna il capillare, e cioè se voi andate a vedere la vostra piccolissima colonna di mercurio, questa colonna di mercurio non è piatta, ma per il mercurio si presenta così. Se qualcuno di voi ritorna a casa e ha sia il manometro, sia il termometro a mercurio, sia il termometro ambientale, che di solito è riempito con acqua, può andare a vedere che il mercurio ha questa forma e l'alcol e l'acqua. Allora, a parità di valore dell'ingresso, a parità di valore della temperatura, io non riesco a dire se sta qua o sta qua, ma leggo il valore, per esempio in questo caso, di 36,3, e quando lo leggo, poiché sono andato a leggere le prestazioni e le garanzie che mi sono state date, ci aggiungo un più o meno un decimo di grado, che sono le prestazioni garantite da chi ha costruito il termometro. Quindi quel termometro, nel momento in cui io lo leggo, si porta di per colpa del menisco del mercurio, per colpa del mio potere risolutivo dell'occhio, per colpa della virgolette purezza del mercurio usato, per colpa della non cilindricità del capillare, un'incertezza prestazionale che dice: a parità di valore di temperatura io do alla uscita del mio strumento, che è il risultato finale dell'operazione, un valore numerico più o meno lo 0,1 che chi l'ha costruito mi ha garantito essere valido per tutta la sua produzione. Cioè, chi ha costruito i termometri, secondo tutta una serie di prove e di specifiche, sa che nel fare quelle scelte che abbiamo detto, con in più il fatto che comunque, qualunque sia il calibro del capillare, ci sarà il menisco. Ok, quindi il menisco ci sta sempre. E ovviamente questo menisco, attenzione, è funzione della scelta del calibro. Quanto più il calibro è stretto, tanto più sarà piccolo il menisco. Purezza. Che mercurio ci hai messo? Quello al 99,5, quello al 99, quello al 95,5. Questo lo sa chi l'ha costruito. Calibro e virgolette uniformità cilindrica di quel capillare, ok, che lui ha collegato. Bene, tutte queste piccoli contributi di incertezza tecnologica realizzativa, chi ha venduto lo strumento vi ha garantiti a più o meno un decimo di grado, o meglio è stato obbligato a garantire, perché poi è un gioco, è chiaro, da un lato lui si è messo in quelle condizioni, dall'altro chi l'ha autorizzato a vendere il termometro per usi clinici, ok, ha voluto che lui avesse una produzione industriale che, per quanto riguarda i contributi tecnologici realizzativi, fosse limitata al decimo di grado. Allora vedete, la lettura è: a valore noto la temperatura, il mio termometro mi dà un risultato che, virgolette,
tradotto in un numero più l'incertezza, altro non è che quel 36,3, dove quel 3 è, può essere 4 come può essere 2. Chiaro? Questa è la convenzione con cui noi dobbiamo insieme ragionare. Perché? Perché dobbiamo e abbiamo, con questo principio e con il metodo che poi andremo a codificare insieme, la certezza che nei contributi all'incertezza di misura c'è, cioè, da un lato tutta una serie di contributi connessi alla realizzazione del modello e dall'altro una serie di contributi che sono connessi a quanto io uso correttamente lo strumento. Vedete che sono due cose completamente diverse, perché quelli tecnologici, quelli connessi al fatto che io ho quella legge, la vado a realizzare, e nel realizzare lo strumento, che è una particolarizzazione di quella legge, ho, virgolette, fatto delle scelte ingegneristiche. E l'altro invece, come è usato lo strumento? Secondo il protocollo o no? Sono due fatti completamente diversi, giusto? Che, attenzione, si separano nel momento stesso in cui si ragiona, come da un lato un'incertezza che è connessa ai limiti prestazionali dello strumento e al fatto stesso che io comunque l'ho dovuto realizzare, e un'altra incertezza che è connessa, l'hai usato correttamente? Allora, quella lo hai usato correttamente è l'errore di misura, è l'incertezza sistematica, è una causa-effetto. Io ho usato male il mio strumento perché nel misurare la febbre mi sono andato a servire di un protocollo o un uso che è sbagliato, cioè quello di infilare il termometro sotto la scella. Quello è sbagliato, è scorretto, a meno che non vi asciugate la scella. Chiaro? Nel momento in cui invece il termometro lo infilate in bocca, gli errori che sono tipicamente connessi al fatto che il sudore è un fluido che non è come il sangue, ma che ha un fine di raffreddare, ok? La saliva ha un fine di, virgolette, predigerire e fare sì che voi poi potete ingoiare. Come diciamo, è un fluido organico. Il sudore ha invece uno scopo completamente diverso, deve raffreddare, deve uscire e raffreddare. Ecco perché se sbagliate voi leggete una temperatura più bassa. Allora vedete che nella definizione di incertezza c'è, da un lato, quella che è connessa all'uso scorretto dello strumento, ok? Allora, quello è l'errore. Avete mal misurato oppure non avete tenuto conto di una serie di condizioni. Se invece il risultato dell'operazione è influenzato solamente da limiti tecnologici insiti nel modello e nella realizzazione del modello, quella incertezza è un'incertezza prestazionale ed è un qualche cosa di imprevedibile, perché ad ogni misurazione può dare un contributo diverso. E cioè questa fascia di valori con cui uno strumento risponde ad un dato certo, perché abbiamo detto io ci vado a mettere un valore sicuro, è una
limitazione che stesso chi costruisce lo strumento ha il dovere di quantificare e di informare chi usa lo strumento. Chiaro? E nell'ambito di questa intervallo, dove possa capitare il risultato di misura è un qualche cosa che non è più descrivibile secondo il determinismo ingegneristico, ma è un qualche cosa di aleatorio, ok? Cioè un qualche cosa che fa parte di una descrizione che non è più la descrizione causa-effetto che noi siamo abituati o voi dovreste essere abituati a applicare, ma è connessa a un pezzo che si chiama non deterministico, ed è un pezzo che voi giornalmente, molti di voi sono abituati a virgolette attuare. E cioè, come si distribuiscono i risultati di misura in questa fascia? Secondo una legge che è una legge adesso la vostra grandezza X, che è la grandezza di misura, può capitare all'interno di un intervallo, giusto? Intervallo che è nient'altro che certezza di misura. Bene, come capita all'interno di questo intervallo? Bene, la legge, se come è vero, i dati sono completamente casuali, la legge che descrive perfettamente la distribuzione si chiama curva di Gauss. Voi a questa curva siete stati introdotti in maniera non estremamente dettagliata, ma questa legge è una legge che nasce da questa considerazione, e cioè se la grandezza X è una grandezza aleatoria e se sulle ordinate noi riportiamo gli eventi, o la probabilità degli eventi, una delle cose che voi sicuramente conoscete è l'istogramma delle probabilità. L'istogramma delle probabilità altro non è che prendere il valore minimo, prendere il valore massimo, dividere l'intervallo in n delta x uguali e costruire, sulla base ovviamente dei dati, il cosiddetto istogramma degli eventi. Dove l'istogramma è costruito in questo modo: a ogni valore di delta x si riporta il numero degli eventi. Se volete, il ragionamento è quando voi avete, per esempio, il dubbio che il dado che vi hanno fornito per giocare a dadi non è perfettamente costruito. Voi sapete che se voi ci avete un dato, nulla
è più difficile, o meglio, nulla è più facile che verificare se questo dato è stato taroccato o no. Perché? Perché voi vi mettete, lanciate il dato 50 volte o 60 volte, così è facile, e dovrebbero uscire 10 volte 1, 10 volte 2, 10 volte 3, 10 volte 4, cioè la probabilità che una fascia sia quella che voi riuscite a leggere, cioè quella opposta a cui il dato si ferma, è 1 su 6, giusto? Questo è vero se il dato è perfettamente lavorato, cioè è perfettamente un cubo, e se la sua massa è uniformemente distribuita in modo tale che il baricentro geometrico coincida col baricentro del dato. Ho detto in altri termini, se voi vi mettete e limate di pochi millimetri una delle facce del dado, non fate altro che spostare il baricentro e di conseguenza fare sì che escono con maggiore probabilità tutti i numeri che stanno contro la faccia e il contrario per quegli altri. Giusto? Quindi, attenzione, i dati sono l'esempio più semplice per capire la frequenza degli eventi. Io prendo il dado, faccio 60 tiri, deve capitare 9, 11, 9, 11, 9, 11, se c'è uno che esce 13 volte bisogna capire se c'è stata una limatura oppure qualcuno ci ha aggiunto un ballino all'interno, voi non ve ne accorgete e quindi esce sempre un altro numero. Ok? Il gioco dei dati è uno dei giochi più semplici da verificare, perché praticamente sapete bene che, che il numero che esce più facilmente è 7, perché ho il 5 e 2, 6 e 1 e 4 e 3, e invece poi le coppie sono le più difficili, no? Non ci avete mai giocato a dati? Se qualcuno vi ha invitato a giocare a dati e avete perso in maniera ignominiosa, fatevi dare i dati, perché può essere che va a 3. La stessa cosa vale per tanti altri giochi, tipo la roulette, o il lotto, o qualsiasi altra cosa, dove gli eventi devono essere ovviamente casuali. La roulette è uno dei giochi più onesti, perché voi puntate e avete 35 volte la vostra. Poiché ci sta 1-0, in pratica il banco è favorito per il fatto che ha lo 0, che annulla tutte le altre cose, e sono quindi 37 i numeri. Vi paga 35, è onestissimo, giusto? Se andate a vedere le probabilità con cui vi pagano il lotto, vi rendete conto che il lotto è una tassa, perché il numero singolo ve lo paga 7 volte o 10 volte a seconda se è situato o no, la probabilità è 1 su 90. Ragionate su questo. Voi se puntate un numero solo all'otto ve lo paghi 10 volte e gli altri 79 è la tassa che lo Stato si prende per tenere il banco, giusto? Se poi andate sull'anno, sul tetto, sulla quaderna e sulla quintina, vi spaventa, perché sulla quintina è vero che vi pago un milione di volte la vostra, ma la probabilità che lui ha a favore di non darmi mai la quintina è talmente forte che praticamente è impossibile. Allora, adesso il ragionamento che sta dietro questa curva, che è la curva descrittiva di eventi aleatori, è un ragionamento che parte dalla costruzione dell'istogramma delle frequenze, cosa a cui voi siete abbastanza abituati, e cioè la costruzione di una serie di dati basata sulla verifica a posteriori di quanti dati stanno qua, quanti dati stanno qua, quanti dati stanno qua, eccetera.
giusto? La costruzione di questo istogramma è un dato a posteriori, e cioè un dato che voi potete costruire dopo che avete lanciato 60 volte il dato. Perché dite 9 volte è uscito 1, 11 volte è uscito 2, eccetera, eccetera. Bene, questa frequenza, dato a posteriori, quando voi fate il normale gioco d'azzardo, si scontra contro un dato previsionale, che è un dato a priori, che è la probabilità. La differenza tra frequenza e probabilità è che uno è il dato a posteriori e la probabilità è il dato a priori. Cioè, quando noi diciamo io ho il dubbio sul dato, però per come è costruito il dato, la probabilità di uscita di ciascuno dei numeri, se tutte le facce sono virgolette a pari dignità, cioè se nessuno ha spostato il baricentro, è un sesto. Il sesto è un dato a priori, basato su ragionamenti che sono la geometria del dato e la coincidenza tra il baricentro geometrico e il baricentro di massa. Giusto? La frequenza è la verifica a posteriori. Io mi metto e lancio il dato, la lancio 60 volte e verifico se frequenza e probabilità coincidono. Giusto? Bene, la probabilità come si atteggia nei confronti della frequenza? Allora, c'è stato un certo Gauss che ha detto che esiste una curva previsionale, che è questa, che si chiama curva di Gauss, che è costruita con un criterio che è simile, se vi ricordate, alla definizione della circonferenza o del cerchio. Come si definiva il cerchio o la circonferenza, a seconda se parlavate della linea o se parlavate della superficie? Come il limite a cui tendono i poligoni iscritti e circoscritti. Bene, la curva di Gauss è la curva che minimizza in tutti gli infiniti istogrammi la somma dei quadrati degli scarti. E cioè, voi potete avere un evento casuale. Questo evento casuale è la misura in quanto misura che si va a distribuire nell'interno della fascia di valori, che è la mia incertezza, in maniera aleatoria. E cioè, io quando utilizzo uno strumento e lo utilizzo rispettando tutte le specifiche del suo modello, lo strumento a parità di valore del misurando mi risponde con una fascia di valore, conseguenza dell'aleatorietà delle incertezze di misura. E cioè, io quando dico leggo qui 36,3 e do a 36,3 valore medio, l'incertezza di più o meno un decimo, significa che nel più o meno un decimo possono capitare evento per evento, quindi misura per misura, tutta una serie di contributi connessi a che cosa? Al fatto che il mio termometro rispetto ai 10.000 che sono stati prodotti, ok, c'ha un mercurio
che è un poco più schifoso degli altri. Giusto? Fa parte del fatto che chiunque ha un prodotto industriale sa che non può garantire di riuscire a fare sempre lo stesso prodotto, sempre nello stesso modo e sempre con le stesse caratteristiche. Chiaro, qualunque prodotto industriale voi fate, conseguenza di una lavorazione tecnologica, non è mai uguale a se stesso. Mai. Perché non riuscite a tenere sotto controllo tutti i parametri della tecnologia. Quindi nell'ambito della stessa produzione vi capitano diverse qualità o risultati che poi, quando io li vado a utilizzare nei miei strumenti, sono imprevedibili. Ecco perché la popolazione delle incertezze di misura per quanto riguarda la tecnologia è aleatoria. Io non so se nel più o meno un decimo di grado ci può essere il contributo che quel poco di mercurio che è andato a riempire il mio è peggiore degli altri. Giusto? Ci può essere il contributo che in questa zona il mio termometro è panciuto o, virgolette, ristretto. Ci può essere il contributo connesso al mio, virgolette, riuscire ad avere una valutazione di quanto il non bagnare o il bagnare è conseguenza della tensione superficiale. Cioè ci sono tutta una serie di contributi aleatori che si traducono in un risultato e di cui io non ho la certezza. Chiaro? Che sono casuali. Cioè non sono riconducibili a una causa e a un effetto. Cioè io non posso in nessun modo dire ma è il tuo che sottostima e quello mio non lo fa. Perché nell'ambito di una produzione industriale non è possibile in nessun modo garantire che lo strumento realizzato in un certo modo siano tutti strumenti che sottostimano o tutti strumenti che sovrastimano. Chiaro il concetto? Allora, per fare questo controllo, la vera aleatorietà di un sistema è quando questo sistema, verificato a posteriori, si comporta come era prevedibile a priori. Ho detto in termini proprio belli, chiari. Se, come capita, avete la passione del gioco e andate al casinò alla roulette, la prima ora deve passare per cercare di capire se il tavolo a cui vi siete seduti presenta delle ripetizioni. E cioè vi mettete, vi segnate i numeri e vedete qual è il numero che si ripete. Non fate la cazzata di dire 8 non è uscito e quindi io punto su 8, poi raddoppio eccetera, perché perdite. Mai giocare contro il tavolo. Il tavolo ha una serie di condizioni che favoriscono l'uscita di alcuni numeri. Tanto è vero che se andate nei casinò ci sono già delle letture per capire se siete o non siete addentro al sistema. È come quando, non so se avete visto il film di Fantozzi quando va sulla barca, no? Che quello gli dice cazza, orza, e quello non capisce, poi cazza significa tirare la corda da un lato o dall'altro lato, sono dei geni, benissimo. Se voi prendete il quadrante della roulette, ci sono quattro quadranti, uno si chiama i gemelli, un altro i vicini dello zero, un altro i poveretti e un altro, ve lo porto, perché in pratica ci sono delle zone che sono tendenzialmente
in alcuni momenti favorite. Ho detto in altri termini, perché nel quadrante della roulette non ci sta 1, 2, 3, 4, 5, ma stanno incasinati? Per non darvi l'informazione. Perché se fossero ordinati, cioè 0, 1, 2, 3, voi dopo un poco vi accorgete che c'è un certo quadrante che esce più spesso. Invece l'informazione è resa poco chiara. Allora, quindi, quando uno punta e dice i gemelli, significa prendimi questo quadrante qui, perché mi sono accorto che per qualche ragione, fondamentalmente qualche inclinazione, o perché il croupier ci mette un suo spin nel gettare la pallina, oppure per altre situazioni, esce più facilmente una zona del quadrante. E io lì devo andare a giocare. Se invece io gioco l'otto che non esce mai, perdo, chiaro? È così. Mai giocare contro il tavolo, questo è sicuro. Adesso finiamo, vai. Allora, la curva di Gauss che descrive la probabilità di eventi come le incertezze di misura è la curva che minimizza la somma dei quadrati degli scarti dell'istogramma della frequenza. Questa curva, come vedete, ha una forma a campana. Ed è una curva che praticamente vi dice, attenzione, gli eventi più probabili sono quelli vicini al valore medio aritmetico. Man mano che io mi allontano, ho dei valori che diventano sempre meno probabili, fino a che valori al di fuori di questo intervallo non sono assolutamente prevedibili. E cioè, se io vado e leggo uno strumento e in questo strumento io sono certo che il valore dovrebbe essere 36,3 e invece leggo 36,5, c'è qualche cosa che mi dice tu stai in una situazione non aleatoria in cui tu stai all'interno di quelli che sono i limiti prestazionali, ma hai usato male lo strumento e questo strumento ti risponde fuori da quelle che sono le probabilità prestazionali. Chiaro il ragionamento? Quindi, credo che mi debba fermare perché non ce la fate più. Vi voglio semplicemente dire che l'incertezza è tipicamente una grandezza di tipo aleatorio, e cioè una grandezza che consente allo strumento di rispondere nell'ambito di quel particolare intervallo. Ma se voi avete lo strumento che va completamente al di fuori, dovete ripensare, rivalutare il perché lo strumento ha risposto in questo modo, perché significa che avete sbagliato a usarlo o nell'usarlo è successo qualche cosa, tipo l'esempio che vi ho fatto prima. Il povero vecchiarello è morto perché nessuno ha considerato che a quell'età il protocollo che imponeva di misurare la temperatura con un termometro auricolare era sbagliata, perché andava a leggere una temperatura che non era la temperatura del sangue. Chiaro il concetto? Allora, capisco che siete stanchissimi.